finire. Enrica Testa, prego. Buonasera, io intervengo per dire che noi siamo contrari alla proposta di indire un referendum consultivo per quanto riguarda l'acquisto dell'area. Siamo contrari anche e soprattutto per ragioni politiche. Lo scopo delle assemblee elettive è quello di prendere decisioni di cui si assumono la responsabilità. In base alle decisioni prese nei 5 anni di mandato, i cittadini hanno la possibilità, tramite elezioni, di confermare una linea politica oppure sceglierne una nuova. Oggi la necessità è di aumentare i posti auto in centro, perché il successo straordinario del multiplo e il conseguente afflusso di cittadini nel nuovo centro rende necessario rivedere le scelte in materia di mobilità fatte negli anni passati. C'è l'occasione di acquistare un'area privata e renderla pubblica, e c'è la possibilità di farlo ora. La scelta dell'amministrazione è quella di acquistare quell'area e fare un parcheggio. L'investimento è reso possibile grazie all'azienda speciale, che i consiglieri Farelli e Ficarelli hanno definito illegale. Quell'azienda speciale contro la quale i consiglieri Farelli e Ficarelli hanno fatto esposti su esposti senza mai assumersi la responsabilità di questo fatto. Dopo queste azioni, una maggioranza dovrebbe ascoltare chi si riempie la bocca di democrazia, chi andando oltre ogni decenza arriva addirittura alla diffamazione. Oggi l'investimento è necessario, come detto prima, perché il successo del multiplo è indiscutibile, perché altri esercizi e servizi pubblici sono in quell'area. E va data una risposta anche in termini di vivibilità e di logistica. I consiglieri Farelli e Ficarelli hanno riempito pagine di giornali dicendo che il multiplo era troppo costoso. Si sono improvvisati tra gli altri mestieri esperti culturali dicendo che mancava un progetto culturale. Anche oggi i consiglieri di opposizione ritengono l'investimento per l'acquisto dell'area ex cooperativa Muratori un investimento inutile e costoso. Lo hanno detto di ogni opera pubblica realizzata, viene il dubbio che lo facciano a priori. Viene il dubbio che a costoro non interessi assolutamente null'altro se non alla polemica, l'insinuare il dubbio di manovre illegali o scorrette, se non l'aggressione alla maggioranza, se non il ritagliarsi qualche spazio in alcuni, ormai pochi, giornali. Vogliono un referendum? Raccolgano le firme. Hanno già annunciato sugli amati quotidiani che lo faranno. Con i cittadini però siano trasparenti per una volta. Informino la cittadinanza che il referendum ha un costo, non piccolo, tra i 15 e i 20 mila euro circa. Un costo che i consiglieri di minoranza dimenticano di scrivere nei loro opuscoli propagandistici. Informino i cittadini che il valore dell'investimento è ovviamente in gran parte dovuto alla zona e alla metratura dell'area, non di certo allo stabile, come furbescamente i consiglieri di Cavriago Comune vogliono far credere con la loro propaganda. Dicano che un'area privata in centro storico diventa pubblica e che in quanto pubblica resterà a disposizione dei cittadini e delle amministrazioni future. Invece l'unico contributo che i consiglieri sanno portare è quello del sospetto, della calunnia. Lo dimostra anche l'intervista al Resto del Carlino del 20 giugno, dove Farella afferma, e cito, che la cooperativa Muratori, ora in liquidazione, ha goduto di una serie di contingenze particolari che sicuramente non l'hanno svantaggiata. Lo dimostrano le diffamazioni vergognose fatte in questo stesso consiglio comunale. A noi questo modo di fare politica strumentale e bugiarda non interessa e non presteremo mai il fianco a simili bassezze. Grazie. Buonasera, consiglieri.